Buongiorno ragazzi, e non è un buongiorno in un vlog se io non mi presento con i capelli da matta ancora in pigiama. Sono in cabina armadio perché devo prendere un completino per l'allenamento. Ho ricominciato ad allenarmi praticamente tutti i giorni, almeno nell'ultima settimana, poi vedremo quanto durerà. Ma mi è tornata la voglia di essere costante negli allenamenti e per ora ci sto riuscendo, quindi adesso scegliamo il completino tra tutti questi. Stamattina mi ispira il blu, quindi opterei per questo leggings bellissimo, super lucidino, anche perché si abbina al mio top preferito, che è questo qua, in tessuto morbido elastico, che secondo me è anche carino come top per andare in giro. Perciò stamattina optiamo per questo. E tra l'altro qua ci sono un sacco di novità arrivate da Shein che dovrò presto farvi vedere in un haul. Mentre qua sul mio ripiano, sotto i vestitini, ragazzi, ho messo questa candela di Ava & May, che è la candela al limone. Io vi giuro, tutte le volte che entro in cabina armadio c'è questo profumo di torta meraviglioso e mi fa venire fame, ma è deliziosa. Non devo neanche accenderla, la lascio qui e diffondo un profumo buonissimo. Ecco qua. Peccato per le novità di Shein perché ero riuscita a tenere la cabina armadio tutta in ordine. Però appunto queste devo ancora sistemarle perché non ho ancora registrato il video haul, ma volevo farvi vedere il completino indossato. Come vedete sono due materiali diversi e è un po' strana come cosa, però al tempo stesso trovo che stiano molto bene insieme e il top fa un seno molto carino. Anche se io veramente sono molto scarsa di quantità, perciò immagino che questo top sarebbe ancora più carino se io fossi un po' più prosperosa, diciamo così. Bene, dopo aver fatto la sfilata col completino, posso andare a sudare. Come programma di allenamento, io sto seguendo Go Girl, che è appunto il programma di Stefania Sugarfree, bellissimo, fatto da Dio. E mi sto trovando benissimo, ragazzi. Mi piace un sacco che c'è la scheda con gli esercizi, ma per ogni scheda c'è un video che ha esattamente la durata del vostro allenamento. Quindi è comodissimo perché è proprio come avere una persona che si sta allenando insieme a te. Faccio partire il video e per ogni esercizio Stefania lo spiega, fa vedere le ripetizioni, le fa insieme a te, quindi conta per te, non bisogna contare. Ed è vero che di allenamenti di questo tipo in giro ce ne sono una marea su internet video allenamento, ma la differenza di questo programma rispetto a tutti gli altri che avevo provato in passato è che ogni mese crea delle schede diverse, progressive, con stimoli diversi e questo è l'unico modo per progredire a livello di risultati fisici, di forza. Se non si cambiano gli stimoli si rimane sempre fermi ed è per questo che non ho più fatto per esempio la Bikini Body Guide di Kyla. Perché alla fine sono 3 mesi di allenamento che tu puoi ripetere all'infinito per tutta la vita, ma gli esercizi sono sempre gli stessi e quindi a parte annoiarti, perché dopo averlo fatto 3-4 volte nel corso dei vari anni, dopo un po' onestamente ti stufi e poi uno rimane fermo a livello fisico, non riesce più a vedere chissà che risultati perché gli stimoli in quel caso erano sempre gli stessi. Mentre con questo programma mi piace perché ogni mese veramente le schede sono completamente diverse e quindi mi sto trovando molto bene. Vabbè, è una settimana che lo faccio in maniera continuativa, mentre negli scorsi mesi magari facevo una settimana sì, una no, due sì, due no, sono stata un po' incostante, ma poi magari vi racconterò anche un po' di novità, un po' di scombussolamenti che ci sono stati. E niente, adesso smetto di parlare, se no qua parlo e basta e non produco nulla. Iniziamo da questa posizione. Ogni volta che finisco un allenamento sto almeno 5 minuti seduta per terra a cercare di capire come mi chiamo, dove sono, perché esisto e tra l'altro sto usando il telefono perché si è scaricata la macchina fotografica mentre facevo i time lapse.
E niente, questi 5 minuti adesso sono passati. Penso di potermi alzare e andare a lanciarmi direttamente in doccia. Ma prima di buttarmi in doccia, fango caldo. La cosa bella di questo fango di pupa, ve l'ho già fatto vedere, che va tenuto in posa solo 10 minuti, quindi faccio presto. Mentre aspettiamo che i fanghi agiscano, vi faccio vedere questa crema di IT Cosmetics perché ieri sera l'ho finita ed è molto molto carina. È una crema notte, profuma di lavanda, quindi se amate le creme con dei profumi aromatici ve la consiglio, non è delicata come profumazione, anzi si sente. E a me questa cosa piaceva, ma soprattutto lasciava la pelle morbidissima. Io la mattina mi svegliavo con una pelle super nutrita, e anche perché contiene acido ialuronico, le ceramidi, che sono tipo dei grassi super nutrienti, quindi recensione positiva. Un'altra cosa da dire, aveva una consistenza tipo padding, quindi budinosa. All'inizio questa caratteristica non mi piaceva, poi dopo un po' mi ci sono abituata e non era male. Per pranzo sto facendo una piadina, cioè in realtà questo è il burger di verdure, e una piadina col tacchino nella mia metà, perché dividerò tutto con Marco, quindi facciamo metà piadina e metà burger a testa. Nella mia metà di piadina vorrei mettere anche un po' di questo, che non è gelato, ma è la ratatouille di verdure che mi ha portato la mamma. Quello invece è un avanzo di couscous e cose buone. Non sembrano, ma vi giuro che sono buone. Eccoci qua con il nostro pranzetto super invitante, vero? Sì, bruciato. Beh, io ho anche un po' di verdurine e, come vi dicevo, la piadina col tacchino, un po' di formaggio. Buon Chi appetito! l'ha cotto? Gaia. Perché è bruciato? Sì. Se notate qualcosa di strano sulla mia faccia, è perché ho schiacciato i punti neri sul naso, quindi in questo momento sembro Rudolph, la renna di Babbo Natale. Perciò, quale occasione migliore per utilizzare questa maschera? La sto utilizzando tutte le volte che faccio questa cosa, quindi quando spremo i punti neri, poi utilizzo questa maschera di Ole Ericsson a effetto freddo, che va proprio a chiudere i pori. La metto nelle mie zone più problematiche a livello di pori. Questa cosa è molto divertente perché, come sapete, io ho fatto la ricostruzione del mento con il filler, perché a livello osseo non ho il mento. E la cosa divertente è che prima di fare il filler io non avevo pori in questa zona, invece adesso ce li ho e sono anche dilatati, ho i punti neri. Mannaggia, mi ero salvata, cioè non avevo il mento ma non avevo neanche i punti neri, invece adesso, avendo costruito il mento, lo strato corneo della mia epidermide, quindi della mia pelle, si è modificato e per me questa cosa è incredibile. Adesso, ragazzi, io volevo fare le unghiette perché sono alcune settimane che ho le unghie libere senza niente. Ieri ho fatto il semipermanente ai piedi e oggi vorrei farlo alle mani. Quindi scegliamo insieme il colore. Volevo usare come smaltini i miei semipermanenti di Happy Glam, che sono disponibili tra l'altro in un sacco di colorazioni. Io amo questi packaging perché hanno il tappino in legno e in generale sono smalti formulati con ingredienti di origine naturale, quindi non danneggiano le unghie. Io ho vari colori, però devo dire che per questa stagione estiva, col fatto che io ho la carnagione ambrata, mi piace tantissimo questo colore qui che è Life is a Peach. Perciò scegliamo questo colorino che è lo step numero 2, ho lo step numero 1 che è la base coat e lo step numero 3 da mettere alla fine che invece è il top coat. Quindi adesso vado a prendere la lampada e facciamo le nostre unghiette. Ho messo anche gli occhiali così ci vedo bene, non sbagliamo la manicure. Io come sempre inizio dal buffer per opacizzare l'unghia. Non farò il tutorial, ovviamente, sia perché l'ho già fatto, sia perché secondo me tante di voi già lo fanno. E devo dire che dopo quest'anno in casa, con le estetiste chiuse, tantissime di noi hanno imparato ad arrangiarsi. Ed è anche per questo che alla fine io continuo a fare il semipermanente a casa da sola, perché mi trovo bene, cambio smalto tutte le volte che voglio, che poi in realtà i semipermanenti durano almeno 2 settimane e quindi io di solito rispetto questi tempi. Però volendo uno può scegliere di cambiare la propria manicure quando preferisce. Quando usate il buffer, non so se lo sapete, io ho imparato che va utilizzato sempre nello stesso verso, quindi non bisogna fare avanti e indietro, ma
usare questo movimento. Prima vi ho detto che gli smalti di Happy Glam sono naturali, nel senso che li hanno formulati in modo da eliminare tutte le tossine dannose per noi, per l'ambiente, per la salute. Quindi devo dire che è un brand che fa molta attenzione alla qualità degli ingredienti e questa cosa mi piace, oltre al fatto che ovviamente sono sia vegani che non testati sugli animali. E con questi pads qui vado a eliminare i residui oleosi, la polvere, tutto, così poi l'unghietta è pronta per la base. Stasera, ragazzi, ho appuntamento con Fabri e andiamo a fare un aperitivo. E quindi, come sempre, passerò a prenderlo a casa e probabilmente andremo a Monza, anche perché con Marco avevo scoperto un posticino che fa degli aperitivi fantastici che si chiama Civico 13, se non sbaglio, cioè sia a Monza che sui Navigli a Milano ed è molto molto buono, quindi magari potrei portarlo lì. E sembrerà che in questa giornata non ho fatto niente perché stamattina ho lavorato al computer, dopo devo mandare altre cose al commercialista e quindi vi ho trascurato, però avevo voglia di vloggare un po' perché nelle ultime settimane sono successe parecchie cose, anzi, adesso inizio a raccontarvi e quindi sono tutta un po' scombussolata, devo riprendermi. Innanzitutto è crollato il balcone di casa mia, rido però. Diciamo che abbiamo sfiorato la tragedia, nel senso che sono tornata a casa, mi sono seduta come sempre sulla panchina davanti a casa che abbiamo messo lì insieme a un tavolino per mangiare, fare colazione e stare tranquilli, appunto, appena fuori dalla porta di casa e mi sono seduta sulla panchina e mi è caduto un pezzettino di cemento sulla spalla. Infatti non penso che si vedrà, vabbè, non c'è bisogno che ve lo faccia vedere, però ho una crosta, un graffio causato da quel pezzo di cemento piccolissimo, ragazzi, un pezzettino così mi è caduto sulla spalla e mi ha fatto un graffietto. Quindi cosa succede? Mi alzo, sposto le mie cose che erano di fianco a me e Marco è andato un attimo in magazzino a prendere una scala perché noi in realtà avevamo visto che c'era un pezzettino di intonaco del balcone che si era sollevato, quindi lui è andato a prendere la scala per tirarlo giù. Il problema è che in realtà non era solo l'intonaco a essere staccato, ma era proprio parte della struttura di cemento del balcone a essersi staccata, dato che la sera prima c'è stato un acquazzone, probabilmente ha creato una bolla d'acqua e ragazzi è venuto giù un pezzo così di cemento, alto così, cosa che veramente abbiamo sfiorato la tragedia perché io un secondo prima ero seduta lì e mi sono alzata solo perché mi è caduto il pezzo di cemento sulla spalla, cioè se non fosse caduto quel pezzettino prima, io in questo momento probabilmente non sarei qui a raccontarvelo. Sì, ci siamo un po' spaventati, però non lo so, sapete, sono quelle esperienze che ti riempiono di energia perché dici sono viva. Mi sono sentita enormemente fortunata, diciamo. Di conseguenza, noi adesso stiamo organizzando i lavori di ristrutturazione perché essendo caduto un pezzetto di balcone, abbiamo iniziato a sistemarlo. Ed è saltato fuori che tutto è il balcone da rifare ed è un balcone molto lungo. In realtà abbiamo un secondo balcone dall'altra parte della casa dove c'è la cabina armadio e anche quello non è pericolante ovviamente, però era necessario rifare le piastrelle e già che eravamo in ballo con il primo balcone abbiamo deciso di fare anche il secondo. Tutto questo per dire che siamo un po' presi da questi lavori, quindi dovremo organizzarli, devo andare a scegliere le nuove piastrelle. Come avete visto, ho messo il primo strato di base coat. Qui ho la mia lampada che tra l'altro è super cute. Accendo la lucina e la base ha bisogno solo di 60 secondi di io non so dirla quella parola, polimerizzazione, ok? Da una parte quindi sono stata fortunata perché non mi è caduto il balcone in testa, però dall'altra una bella scocciatura, dato che è luglio, pensavo di andare via vari weekend e ho dovuto annullare tutto perché dobbiamo stare dietro a questi lavori. Essendo un lavoro strutturale, non basta mettere un po' di intonaco e via, ci vorranno veramente parecchi giorni per finire tutto. Quando arriva il momento di mettere il colore, ho sempre un attimo di esitazione perché questo è meraviglioso, ma cavoli,
Anche l'azzurro Cinderella Story mi ispira un sacco. Guardate già come sono carine, devo però ancora mettere il top coat. Tra l'altro, in settimana andrò sicuramente dal parrucchiere perché voglio dare una spuntatina prima di partire. Mancano ancora un paio di settimane. Alla fine non penso neanche di avervi aggiornato su cosa faremo quest'estate. Vabbè, nel caso ve lo ripeto, dato che da un po' che non ci sentiamo, almeno ci aggiorniamo. Abbiamo deciso di andare via l'ultima settimana di luglio, quindi l'ultima settimana di luglio andremo via da Milano, andando in Liguria, sul confine verso la Francia, quindi è una zona molto carina per poter poi fare appunto un po' di tappe, andando magari a Menton, che è un paesino super carino, appena superato il confine della Francia, lì di fianco c'è Monte Carlo, quindi staremo circa 10 giorni lì. Dopodiché probabilmente andremo in campagna dai miei genitori e dalla campagna forse faremo una tappa breve a Milano giusto per cambiare un po' i vestiti, sì, anche perché poi l'ultima tappa di agosto sarà la montagna e lì magari dovremo portarci qualcosa di un po' più pesante. Quindi questo è il nostro programma da fine luglio fino a fine agosto praticamente. In realtà io sto organizzando un viaggio anche per settembre e niente, quindi sono molto molto contenta perché finalmente staccheremo un po' la spina dopo veramente tutti questi mesi in casa qui a Milano. Ho voglia di andare via per un po' di tempo e non vedo l'ora. Quindi questi sono i miei programmi per l'estate. Fatemi sapere nei commenti invece quali sono i vostri programmi? A me sarebbe piaciuto andare fuori dall'Italia, devo essere onesta, ma vi avevo raccontato che la mia priorità era vaccinarmi. Quindi settimana scorsa c'è stato. Aspettate, che c'è un pelucco. Dicevo, settimana scorsa ho fatto il vaccino e il 20 luglio ho il richiamo, avrò il richiamo. La mia priorità era vaccinarmi, di conseguenza non avevo prenotato, cioè non abbiamo prenotato delle vacanze. Abbiamo deciso di andare nelle nostre seconde case al posto che prenotare delle vacanze last minute. Una manina è fatta, guardate che bello questo colore, ci cioè, ho fatto bene a farlo perché con l'abbronzatura è stupendo, è perfetto. Ho fatto una piccola pazzia, ragazzi. Vabbè, si era capito che ero fissata con quei due colori. Quindi, da una parte abbiamo la manina con questo smalto Life is a Peach, e dall'altra Cinderella Story. Ah, ho voluto fare questa cosa un po' fuori dalla mia comfort zone, ma come dicevo mi piacevano tutti e due i colori e quindi li ho usati entrambi. Così se volete provarli anche voi vi scrivo i colori che ho utilizzato, tutti i prodotti e anche il kit con la lampada e gli accessori che sono molto comodi per fare la manicure completa. E in realtà c'è anche un codice sconto, quindi nell'info box se vi interessano trovate tutto. È arrivato il corriere di Amazon e stavo aspettando questo pacchettino, ma per farvi capire quanto sono rimbambita, c'era un altro pacco un po' più grande che ho già scartato. Non mi ricordavo assolutamente di aver ordinato le Superga. Tutto ciò è successo stamattina. Ho ordinato le lenti a contatto perché le avevo finite e ho tra l'altro comprato una marca nuova. Ho letto che hanno il 78% di acqua all'interno. Io ho un occhio molto secco, quindi di solito preferisco utilizzare delle lenti molto idratate. Le migliori su di me sono le Total One, che però costano tipo 30 euro per pacchetto, quindi 1 euro ogni lente a contatto. Ho trovato queste qui che dovrebbero essere simili a 16 euro, quindi vi farò sapere come sono. La marca è Bausch & Lomb, una cosa del genere, sono queste qua. L'altro pacchetto invece conteneva le Superga. Ho deciso di comprare queste scarpe dopo più di 10 anni. L'ultima volta che ho usato un paio di Superga era al liceo e le ho volute prendere perché volevo una scarpetta bianca da utilizzare con vestitini, cose più sportive, ma che comunque fosse una scarpa
da tennis leggera per l'estate. Io d'inverno amo utilizzare le Adidas, solo che in estate appunto inizia a fare un po' caldo. Ho preso un 39 perché ho letto che vestono larghe, spero mi vada, ma la cosa carina è che ho preso il modello Total White, quindi ogni cosa di questa scarpa è completamente bianca, dalla suola sotto vedete completamente bianca, le fibbiette qua così, le stringhe, il logo, cioè tutto 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 bianco. Chissà quanto durerà questo bianco, forse non era la scelta migliore, però era una delle poche che ho trovato col numero che mi serviva. Il martellamento è Marco che sistema il balcone. Ok, dovrebbero essere giuste. Mi sembra di sì. L'unica cosa è che sono un po' sporche. Cioè, non sotto, però tipo qui così c'è una macchietta. Si vedrà dalla fotocamera. Vedete che sono sporche? Scusa, io compro delle scarpe Total White e sono già sporche. Com'è sta storia? Le proverò stasera, magari, dai. Anche se ho letto che sono scomodissime. Make-upino fatto, ho optato per l'acconciatura di prima, però l'ho rifatta con tre code al posto di due. Ho fatto un torcion particolare, ma non vi faccio vedere bene l'acconciatura perché tanto ho intenzione di fare un video per Instagram settimana prossima. Mentre sugli occhi, dato che non avevo tanto tempo, ho fatto questo eyeliner metallizzato, ho usato uno degli eyeliner di Nabla. Questo qua, il Dazzle Liner, dovrebbe chiamarsi così, e si chiama Original Sin, molto bello, tra l'altro si applica molto facilmente, super metallizzato con dei glitterini, in pochi secondi avete un look senza aver fatto praticamente nulla se non l'eyeliner. Blush, sulle labbra ho messo un rossetto rosato, dato che poi ho questo pantaloncino fucsia che in realtà non è perfettamente abbinato alle labbra, ma sorvoliamo. E sulle labbra ho usato questa matita di Mesauda, che tra l'altro è uscita da poco, è la 105, ma per raffreddare un po', volevo creare appunto delle labbra un po' più fredde, ho steso anche il rossetto di Huda Beauty, che è Wedding Day. Molto bello, a parte il packaging, fighissimi. Questi rossetti hanno una texture inimitabile, super vellutata, matte, ma non secca. Bellissima. Bene, quindi questo me lo metto in borsetta e andiamo. Ed eccomi qua con le mie Superga rigorosamente allacciate, senza essere allacciate, quindi le intreccio in un modo particolare, faccio i nodini all'interno, così sembra che non abbiano i nodi e sono molto più carine, secondo me. Aiuto ragazzi, in macchina ci sono 1 miliardo di gradi, mi sto per sciogliere, anzi tiriamo un attimo giù il finestrino, aria condizionata a palla e si parte. Non riesco a tenere il manubrio, sì, il manubrio. Eccoci qua, ho recuperato Fabri. Ciao! Io ho preso, aspetta che devo controllare se ho preso la mascherina, perché adesso con questa cosa che non, cioè, si può non usare all'aperto, ce l'ho. Te la Me la dimentichi dimentico, facilmente, sì. lo so, è capitato anche a me. Siamo qui nel nostro parcheggio di fiducia a Monza, Ah, perché qua sempre. sì, è facile parcheggiare, è gratuito e io cerco solo parcheggi facili perché non sono proprio una cima. Solo che c'è, abbiamo scoperto, almeno io ho appena scoperto una cosa bruttissima. Il posto dove volevo andare è chiuso perché è lunedì Come e tantissimi altri me l'ha posti, detto oltretutto. Fabri, sì, come tantissimi altri posti, quindi niente taglio aperitivo. No, peccato perché me l'avevi consigliato, almeno Buonissimo quando ragazzi, prezzi medi, buonissimo, salumi buoni, andavamo. Oltretutto, tartar, vabbè, questo posso dimmi, dirlo, ma sì, ma lo dico, dai X. dimmi. In quel posto ho stalkerato una persona io. Beh, ragazzi, l'ho detto Strano troppo, perché cioè, adesso stranissimo. siamo fidanzati Adesso tutti e due, basta. però quando andavamo all'università insieme io ero pazza, Tu eri pazza, io però anche tu peggio. avevi le tue manie. Sì. E chi hai stalkerato? Beh, Vabbè, un non po'. si può Vabbè, abitava dire, qua nelle zone. Io ho fatto finta di, cioè, capire, cioè, come si dice, di capitare lì per ok? caso. E sei un genio comunque. Sì, Vabbè, sì. però sulla scia le facevo anche io Ma sì, ma queste cose. ci sta, cioè, dai. Vabbè, che Comunque, in ridere. tutto ciò, Dimmi, siamo dobbiamo. riusciti a non vestirci uguali, perché. Sì, vabbè, io l'ho sgridato perché lui mi ha detto che ha visto le mie storie, ha visto che avevo il pantaloncino rosa e casualmente l'aveva messo anche lui, ha deciso di cambiarlo. Gli ho detto, No, cavoli. però allora,
l'ho cambiato sì perché potevamo essere uguali, però in realtà perché mi stavano un po' male quei Però sarebbe pantaloncini. stato troppo Lo so, la prossima divertente. volta prometto Dai, che... sarebbe stato troppo bello, sembravamo stupidi ma simpatici. Tantissimo. Vabbè, andiamo alla ricerca di un posto dove fare aperitivo. Ecco qua, questo era il posto dove volevo andare, ma è chiuso. Però fuori c'è il menù e guardate quante cosine buone. A parte tutti i taglieri buonissimi, ci sono anche altre opzioni, tipo la fonduta, la tartare, Ma c'è la hamburger, la pizza! pizza. Sì, Oddio, che Fabri, tu non hai bello! capito un sacco di Ma io non ho cose. mai mangiato la pizza, ragazzi. Questa è una cosa grave. Tu l'hai Ah, vieni mangiata? vicino a casa mia, sotto casa la fanno. Sì, Vero? giuro. Buonissimo. Abbiamo trovato un posticino alternativo che tra l'altro è su questa piazzetta molto carina. E c'è anche il menù fuori. A me piace sempre sbirciarlo, così capisco cosa potremmo mangiare. Ah, ma fanno proprio la cena. Aperitivo triste da parte mia, perché io faccio sempre cin con l'acqua. Però poi ho preso delle cose intriganti, Intriganti. esatto. Allora, io alla fine ho preso l'acqua e quindi un piatto a parte. Tra l'altro sono carinissimi, sono dei pancakes versione vegetariana con zucchine, pomodori secchi, robiola, mentre Fabri ha preso il menù aperitivo. Quindi, Giusto per rimanere leggeri. esatto, però è carino come piatto, 10 euro sia lo spritz che il piattino. Ci sta, Ci sta. roba. Ci è piaciuto un sacco, ragazzi. A parte i miei pancakes salati erano buonissimi. Poi siamo entrati a pagare e c'erano almeno 15 tipi diverse di torte americane, troppo belle. Quindi dobbiamo tornare a fare colazione Sì, quindi c'è sempre un o motivo per il quale merenda. dobbiamo E tornare. a Stavolta sono mangiare. per i dolci. Sì, esatto. Lo faremo anche se in realtà adesso stiamo tornando alla macchina e per strada c'è la gelateria La Romana, che non so se ve lo ricordate, è la gelateria in cui mi ero presa una vaschetta di gelato da sola a Roma e avevo dovuto mangiarla tutta perché in hotel non c'era il freezer e quindi poi avevo avuto il mal di Mamma mia, stomaco. che bello mangiare il gelato così. Sì, bello, però avevo preso anche la pizza, quindi stavo morendo. Ehi, addirittura. Vabbè, vediamo se riusciamo a prendere una vaschettina, cioè una vaschettina, una cetolina. Sì, un cono, una confetta. Con tutta la gelateria. La cialda così. Secondo me è chiusa perché non vedo in giro No, nessuno. ma va, perché è lunedì. La gente è in casa a guardare Temptation Island. Eccolo qua il gelatino. Allora, ho preso il pesto di pistacchio, il biscotto della nonna, buonissimo, e poi c'era anche il caramello con le noci pecan. Io amo sia il caramello che le noci pecan, quindi buonissimo. E Fabri praticamente ha preso i miei stessi gusti, però la sa La che era in più. Sacher, che è la mia Buona. torta preferita. Sì. Non sa di cuore, per questo l'ho presa. Cioccolato buono, Buono, buonissimo. Grazie, guarda, qua c'è un po' del cantiere e qui c'è il mio amore. Ciao bambino, andiamo dentro? Perché cantiere? L'ho già raccontato oggi perché c'è il cantiere. Ciao, sono tornata a casa dai miei bimbi. Sei contenta? Ciao mamma! Comunque io vorrei dire che sono arrivata in macchina e vedo questa scena dalla finestra. La Holly sulla sedia di fianco a Marco. Cosa stavate facendo? Stavamo mangiando le noccioline Ah! insieme. Perché ho visto che tu eri qui al tuo posto e lei era seduta di fianco a te. Eh sì, mangiamo le Bravi. noccioline insieme a me. Cicci, vi lascio da soli e combinate i pasticci. Aggiornamento anche sulle mie scarpine. Sono riuscita a non sporcarle più di tanto guidando, devo dire, anzi, non le ho sporcate quasi per niente. Non sono la scarpa più comoda del mondo, ma devo dire che non ho neanche provato dolore. Quindi per ora promosse. Le ho comprate su Amazon, vi lascio il link, lo pagate meno di 40 euro. Facciamo anche un piccolo punto sul make-up di oggi perché ragazzi sto usando una BB cream di Smashbox favolosa. Nel prossimo vlog ve la farò vedere perché non mi ricordo in realtà come si chiama, però è veramente molto bella. Lascia la pelle super uniformata, ho messo anche la mascherina per alcuni minuti, non ha stampato, mentre i blush sono un mix della nuova palette estiva di NARS, quella dedicata alla collezione Orgasm, bellissima. Anche se devo dire la verità, non sono così pigmentati, cioè
È una palette di blush, illuminanti, polveri luminose in generale, che però mi aspettavo con un minimo di grinta in più. Mi piacciono, li uso, però appunto bisogna stratificarli parecchio. Sopra ho messo anche un altro blush di Wycon. Sono un sacco di prodottini veramente carini che vi farò vedere assolutamente e sono felice di averli testati oggi. Anche la mia acconciatura, secondo me, è promossa, quindi ve la farò vedere su Instagram e adesso mi lavo i dentini e poi andiamo su. Una volta, il sabato sera, tu mi sorridi, si scalda l'atmosfera. Vederti ballare da vivo, non entro un iPhone, tu calci il ritmo reggaeton. C'era una volta, non lo voglio ancora. Della giornata, quello in cui devo struccarmi e quindi rimuovere il trucco, soprattutto nei momenti in cui mi piace, tipo stasera, che ho una base, ragazzi, super carina. Mi sta piacendo un sacco, non so come mai. Vabbè, comunque, volevo dirvi anche delle lenti a contatto. Le ho tenute su per circa 6 ore e mezza e devo dire che non mi hanno causato particolare fastidio. Io ho gli occhi molto sensibili e per ora mi sto trovando bene. Quindi per ora anche le nuove lenti a contatto sono approvate. Adesso mi lavo le mani perché prima di lavare la faccia lavo sempre le mani col sapone. Quando lavate il viso fate sempre attenzione di avere le mani super pulite. Devo prendere un asciugamano perché oggi le ho portate giù. Per struccarmi stasera potremmo provare una nuova combo, e cioè il burro struccante di Diego Dalla Palma, che non ho mai provato. Ho provato l'olio denso, chiamiamolo così, perché è una sorta di imitazione dell'olio denso dell'estetista cinica, che è molto carino, strucca bene, come vedete è praticamente lo stesso prodotto con packaging più grosso, diciamo. Che dire ragazzi, ho passato 10, veramente 10 minuti a fare skincare con voi. Abbiamo provato delle novità, vi ho fatto vedere come applico i prodotti, vi ho raccontato della gastroscopia e poi ho scoperto che la memoria del telefono era piena perché le riprese in bagno le faccio col telefono e quindi niente, si è cancellato tutto. Vabbè, abbiamo perso una bella clip e ci sono rimasta anche male perché non lo so, avevo fatto proprio due chiacchiere piacevoli con voi e invece nulla. Vi dico solo la questione gastroscopia perché, dato che vi avevo lasciato in sospeso, voglio aggiornarvi. Non ho ancora ricevuto il risultato della biopsia perché dovevo aspettare 30 giorni che sono scaduti ieri. Da oggi sono disponibili i risultati. Il problema è che non te li mandano per mail, devi andare di persona a ritirarli e l'ospedale è a un'oretta di distanza da casa mia, quindi non ho avuto ancora tempo di andare. Penso che andrò nei prossimi giorni perché non voglio far passare troppo tempo e ho bisogno dei risultati, sperando che si riesca finalmente a capire qualcosa, perché il gonfiore pesante che avevo i mesi scorsi è passato, ma ogni tanto torna e ogni tanto tornano le nausee, la sensazione di costante pienezza, e quindi devo assolutamente capire da cosa è causata. Però in generale io sto bene e spero che questi risultati ci diano finalmente una risposta. Poi, tra l'altro, non lo so, ve l'ho detto, in questi giorni sono in mood super positivo perché dopo aver scampato la tragedia del balcone che mi stava cadendo in testa, devo dire che boh, mi sento ancora più viva. Non so se sia normale, però è così, insomma. Sono le 11:50, io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, mettete mi piace, mi raccomando, e iscrivetevi. Ciao!